Allora, buongiorno. Oggi parleremo di archi. Vedete, archi sono questi oggetti abbastanza semplici. Vedete, si possono fare in molti modi diversi. È stato contattato recentemente da qualcuno che mi ha chiesto come portare un arco, una porta arco come questa fatta in SketchUp su Second Life come un sculpted. Il sistema che aveva usato lui per fare questa sculptificazione da SketchUp, come vedete, produce un risultato orrido. Oltretutto, se vedete, allontanandosi, questo arco a un certo livello di Lodo diventa veramente una schifezza, mentre invece gli archi fatti con Blender puro sono molto migliori. Inoltre, altra cosa che avevamo notato è che se guardate, il centro di questo sculpted è molto lontano e ha delle dimensioni molto strane, cioè quindi questo è 10 metri lungo, insomma, è un putiferio. Non va bene. Invece noi vogliamo qualcosa di fatto meglio, tipo questi qui in Blender, e vedremo stasera come fare un arco di questo tipo in Blender e vedremo anche come evitare, diciamo, questo effetto. Vedete che questo è il primo tentativo che ho fatto in cui la luminosità attorno agli spigoli era fatta male. Inoltre, allontanandosi, quindi ai livelli di Lod più bassi, vedete che al primo livello di Lod si perdeva subito la forma, e poi allontanandosi al secondo livello di Lod, ok, si perde, però vedete che comunque in ogni caso andava benino, ma non era il voluto. Quindi vi insegnerò il trucco per fare anche questo terzo sistema. Ora, è vero che su SketchUp è facile fare due assi così e poi tagliarlo con un cerchio, insomma, e fare tutti questi mestieri, però abbiamo visto che poi diventa tutto un suicidio fare poi il punto dopo. Allora, adesso vediamo un po' come facciamo a fare un arco con poco sforzo, speranzosamente, con Blender. Allora, innanzitutto andiamo qui, ci costruiamo, partiamo da un UV shape e partiamo dalla forma che mi piace di più di tutta, che è il cilindro. E il cilindro, però, usiamo il cilindro senza suddivisione, quindi senza modificatori, quindi il cilindro puro 8x8. Ok? 8x8 vuol dire che quando poi ci lavoreremo, vedrete che ci sono fondamentalmente ragionevolmente pochi punti. Ah, questo cilindro noi vogliamo praticamente estenderlo e poi piegarlo per fare tutto l'arco, quindi usare il cilindro per girare attorno all'arco. Visto che in realtà quello che noi vogliamo fare non è proprio una roba cilindrica, ma una cosa sferica, lo guardiamo dall'alto e cerchiamo di fare in modo tale che questo ottagono sia in realtà quadrato. Per fare questo selezioniamo i punti e facciamo questo trucco SY0. Bisogna selezionare tutto, anche gli invisibili, quindi facciamo SY0, confermo, A, B, B, SY0, invio, A, B. Ecco, qui facciamo SX0, confermo, A, B, SX0. Ecco, perché così abbiamo effettivamente una sorta di pilone, che è poi quello su cui noi lavoreremo per ottenere il nostro oggettone, no? Questo qui adesso lo allunghiamo un attimo sulla Z, quindi SZ per 5 volte, va? Ok? E supponiamo di voler fare l'arco, quindi vogliamo fare l'arco in cui vogliamo praticamente avere una parte qua, una parte qua e una parte di sopra. Quindi, detto semplicemente, cosa vogliamo fare? Vogliamo prendere questa parte qua, la vogliamo ruotare in qua di 180 gradi e ce la mettiamo un po' qua, e poi facciamo A e prendiamo ancora questa parte che sarà la cima dell'arco, la ruotiamo invece sui 90 e
e vogliamo mettere in testa. Ecco, vedete, qui abbiamo una specie di bozza dell'arco. Ora qua noi vogliamo simulare praticamente adesso questo fa un po' schifo, però comunque già stiamo andando nella direzione giusta. Quindi per riuscire a simulare effettivamente un arco, qua dobbiamo avere possibilmente un cerchio o un ovale. Quindi andando in Object Mode facciamo Shift A e inseriamo una mesh che è un cilindro. Eccola qua, e la ruotiamo lungo la X, RX90. Ok, e vogliamo metterla praticamente a simulare, insomma, il nostro arco. Adesso noi magari lo faremo non proprio, beh, se volessimo farlo tondo, dovremmo restringere un pochino questa cosa qua. Ok. E poi supponiamo di voler fare questo sistema di archi. Quindi ce lo prendiamo questo cilindro qua, lo prendiamo come modello per muovere i punti. In realtà guardiamo di fronte, riselezioniamo di nuovo il nostro oggetto e cerchiamo di fare in modo tale che i punti nostri coincidano più o meno con quello che sarà l'arco. Quindi selezioniamo allora questo punto qua e lo GZ tiriamo un pochino su, magari ecco, lo mettiamo proprio verso il centro del nostro oggetto. Qui probabilmente questo qui è da spostarsi leggermente a destra. Ok, ma comunque l'importante non è che sia perfetto, perché adesso vediamo come aggiustare tutto il resto. Ok? Qui abbiamo questo punto, o questo facciamo questo, no, questo qui magari no, teniamo questo punto e lo muoviamo lungo la X. Ok, ecco, qui c'è un trucco possiamo magnetizzare su il vertice in modo tale che possiamo, ecco, fare in modo tale che sia perfettamente allineato sul vertice. La stessa cosa possiamo farla qua. Quindi giriamo e qui facciamo un po' come si fa in SketchUp, in realtà. Vogliamolo, eccolo qua, uguale a questo. Ok? Poi qui vediamo che c'è qualcosa che non va perché abbiamo questo punto che dobbiamo portarlo e magari ci togliamo la magnetizzazione un attimo. A questo punto te la portiamo qua e poi cerchiamo di fare in modo tale che sia più o meno omogeneo. A, B, questo punto lo portiamo qua, A, B, G. Ok, vedete che stiamo cercando di seguire questa circonferenza. Cosa succede? Che però vedete abbiamo pochi edge loop, quindi dobbiamo metterci qualcuno in più per riuscire a seguire questa circonferenza. Più ne aumentiamo e più riusciamo a ottenere. Adesso qua vedete che è un po' rozzo, però noi possiamo fare CTRL R per aggiungere un edge loop qua, o anche due, comunque facciamo uno, poi facciamo CTRL R. Ok, in questo modo abbiamo aggiunto dei punti. Ecco, qualcuno avrà detto che forse non è la cosa migliore aggiungere dei punti su una mesh, ma se siamo sicuri di non alterare la struttura topologica, è accettabile. Come vedete, sto disponendo questi in modo e sto usando praticamente il mio cerchio originale come guida. Allora, qui a questo punto in realtà avrei già finito, vedete, l'arco c'è già. Se poi volessi aggiustare, renderlo un po' più omogeneo, posso allargarlo, eccolo qua. Ecco, qui l'unico problema è che così andrebbe già bene, no? Ma noi abbiamo detto che avevamo un difetto, se vi ricordate, infatti ne ho fatto uno così originalmente,
il difetto era proprio questo, che praticamente, vedete, laddove c'era l'unico edge loop, le riflessioni nella luce non capivano niente. Quindi in realtà noi, per evitare quel problema lì, quindi per arrivare a questo secondo effetto molto più preciso, dobbiamo fare, aggiungere degli edge loop ai vari livelli. Quindi vedete anche qua, in pratica questo vuol dire andare nel nostro signore e aggiungere vari edge loop. Quindi praticamente andiamo di fronte lungo gli spigoli. Praticamente dobbiamo fare in modo tale che tutti gli spigoli abbiano un edge loop in più che li appoggi. Quindi aggiungo un edge loop qua. Ecco, magari posso, ecco, posso già metterlo in modo tale che sia molto vicino a una cosa. Poi posso fare un Ctrl R qua. Anche qua stesso lavoro, lo faccio arrivare molto prossimo. Ok. Ricordiamo che dobbiamo farlo anche sul di dietro, perché qui abbiamo fatto solo su un versante. Quindi facciamo Ctrl R questo, zac. Ah, qui vedete che c'era già, quindi vuol dire che non ce l'ha fatto qua, quindi abbiamo perso uno qua. Facciamo Ctrl R. Okay. E poi dobbiamo irrobustire anche, diciamo, questo fronte qua, tutti questi fronti qua. Praticamente dovremmo in teoria irrobustire. Ah, questo qui sopra potremmo anche irrobustire semplicemente prendendo questo edge loop e tirandolo su. Quindi non va bene tirare su quell'edge loop, dobbiamo proprio tirare su i punti, magari, no? Quindi prendiamo 1, 2, 3 punti, soltanto questi 3 punti qua. Dunque, ecco, fin tanto che, vabbè, vedete, qui c'è un po' di stranezza, qua, che volendo può essere recuperata, andando di, vedete, questo punto qua. Notate che uso sempre B per prendere sia il fronte che il retro. Ecco, questa stranezza qua può essere recuperata così un po', così facilita un pochino la texturizzazione. E in realtà la parte destra possiamo farla così, tirarla su. Così, e poi tiriamo su anche questo. Ok, quindi abbiamo, vedete, più o meno texturizzazione simile. Dobbiamo fare lo stesso mestiere anche sotto. Ah, tra l'altro qui vedo che abbiamo questo punto che non è messo benissimo. Ok, poi vabbè, se volete aggiustarlo meglio potete aumentare, aggiungere quello che volete voi. Qui un edge loop ce l'abbiamo senza bisogno di crearne un altro, che sono questi qua. Possiamo abbassarlo, ecco, per rinforzare il fondo. Ecco, quindi a questo punto abbiamo il nostro oggetto. Quindi noi, visto che abbiamo cambiato la struttura, dobbiamo andare in Object Mode e dirgli di fare Sculptify. Se non abbiamo fatto cretinate, la Sculptify non ci dà errore e ci genererà la nostra UV map, questa, che dobbiamo, ovviamente l'abbiamo rifatto, no? Abbiamo fare Base Sculpt Map, e ci ha generato fondamentalmente questo cilindro, vedete, che, per vedere se effettivamente ci rappresenta il nostro Sculpt, facciamo un import as Sculpti e vediamo che effettivamente, ecco, assomiglia al nostro oggetto. Quindi il fatto che assomigli, quindi vuol dire che noi a questo punto abbiamo un arco con un solo prim e che tendenzialmente, ah, qui vedete che c'è un piccolo difetto sul fondo, in realtà avrei dovuto portare giù l'altro. Per aggiustare questo difetto,
Perché qui era. Vabbè, comunque questo qui non si dovrebbe neanche vedere, comunque voi dovreste in teoria correggerlo questo problema. Cioè praticamente ci sono questi edge loop che sono leggermente fatti male. Quello che ho fatto prima era molto meglio. Comunque, vabbè, anche così dovrebbe funzionare. A parte questo piccolo difetto che basta rifarlo un attimino e si vede bene. Oh, oppure magari, aspetta, cancelliamo, magari in realtà è soltanto un problema del. Andiamo in edit. Ah, no, no. Beh, un piccolo difetto l'abbiamo fatto, però vedete che un piccolo difetto che abbiamo fatto, reimportando lo sculpted, si è materializzato un po' più forte, quindi bisogna essere molto precisi. Allora, qui il problema è probabilmente perché mi sono dimenticato di rimettere la visualizzazione anche dei nascosti. Comunque, come dicevo prima, va bene così. Allora, questo è tutto per l'arco, per questa lezione. Grazie, ci sentiamo la prossima volta. Ciao.